Mamma, che buttiamo l'acqua? Sì. Facciamo i giochini. Facciamo splash? Sì. Sì? Oh, aspetta. Aspetta, ti prendo l'asciugamano. Vieni. Vai, piano, piano. Girati. Adesso. Fresca, fresca? Fatti vedere come sei bella. Sì. Girati, ti sono fresca e profumata. E tutta. No, tutta, profumata. Tata. Ragazzi, allora, noi abbiamo fatto il bagnetto, sono le... un attimo che ho il telefono, sono le 21:10, mi sono fatta prima io una doccia, e mi sono vestita da casa perché non abbiamo intenzione di uscire. Oh, è caduto l'orologio di mamma. E Denise voleva già mettere il pigiamino, figuriamoci, solo che le ho messo un pantaloncino, no, non me l'ha rotto, meno male, perché già mi è caduto l'altro giorno, ho battuto involontariamente vicino al muro e si è leggermente lesionato il quadrante. Guardate, Patti Bravo. Solo lei le fa. E niente, quindi abbiamo fatto il bagnetto serale, è uno dei tanti bagnetti visto l'AFA. Mamma mia, non si respira, ragazzi, l'altro giorno facevano 44 gradi, io non lo so, cioè se non ci fosse la nebbia è un caldo sopportabile, ma è la nebbia che ci ammazza. Sistema gli occhiali. E niente, quindi avete visto prima dalle clip, ho spruzzato un po' di candeggina sul tappeto, la voglio fare asciugare, voglio far togliere se ci sono le macchie, no? La voglio far asciugare domani mattina quando mi sveglio, più che altro quando si sveglia Denise, perché non la voglio svegliare io con il rumore della lava pavimenti. Quando si sveglia voglio fare proprio il lavaggio con la lava pavimenti, sì, la lava tappeti, la voglio lavare proprio con la Tineco, perché da un po' adesso che non lo lavo, sicuramente sono 10 giorni sicuro, e si sta scaricando la batteria, quindi ci vediamo domani mattina con la pulizia del tappeto e tante altre cose. So I stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. Our friends are getting married, they're all settling down. So I lay here, watch the ceiling fan running around. And I and it's always wrong. Missing his clothes. It's funny just how easy.
easily a family can drift apart. Finally getting married to an angel in human form, but I still think about Nashville with staying near the record. And it's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. And it kills me to think I'm avoiding the pill I can't swallow. Il delirio, perché sto facendo un po' di pasta, successivamente la voglio far raffreddare. No, Denia, mamma, sì, solo con le mutandine, non ti posso far vedere. La voglio far raffreddare perché mi ha chiamato Morena, voleva un po' di pasta fredda per il lavoro. Quindi qui ho fatto pomodorino, wurstel, quello con il formaggio all'interno, e prosciutto cotto a dadini. Non avevo niente in casa, mi ha preso un po' impreparata. E qui invece sempre il wurstel, però il wurstel normale con tonno al naturale e pomodorini.
In una metterò la salsa tonnata e nell'altra metterò la salsa, la maionese. Quindi adesso mi dedico al pranzo di Morena, così dopo pulisco tutto e devo mettere solo l'acqua per la pasta. Avete visto, ho preparato le zucchine con la pancetta, così quando viene mio marito mangiamo e pulisco tutto. Ragazzi, allora, noi ci siamo preparati con Denise. Prima ti vuoi far vedere, poi ti vergogni. Perché stiamo andando, ci serve il latte, stiamo andando a comprare il latte. Mi sono data giusto una sistemata, giusto per non spaventare le persone. Però fa un caldo, ragazzi, mi dà fastidio tutto addosso. E mi serve il latte, mi serve... che mi serve? I tovaglioli, queste cosine qui, e veramente dovremmo andare anche alla ricerca del regalo per mio fratello, che fa il compleanno sabato 20, sì, il 20 luglio, e Denise, no mamma, no, non lo toccare, e mia cognata e mio cognato, che faranno la promessa aspetta mamma, dai un attimo, il 22 luglio, perché poi si sposeranno ad agosto, quindi dobbiamo fare un po' di giri. Ma per dirvi la verità, il caldo mi ha così spossata oggi che credo ti sei fatta la bua. Credo di uscire solo un attimo per comprare le cose che mi servono proprio urgenti, e magari per quanto riguarda i regali andremo alla ricerca domani, dopodomani, poi vediamo, tanto ho le idee chiare, conosco bene i loro gusti, quindi so dove, so cosa prendere. E niente, quindi se acquisto qualcosina di carino, vabbè, i regali no, quelli o vado o non vado, non ve li faccio vedere, non ve li posso far vedere. Però se acquisto qualcosina di carino, vi aggiorno. Tirini, fammi alzare come una foca monaca. Giù mamma. Siamo rientrati, ragazzi, mi faceva ridere mio marito e Denise. Aspetta, no, dobbiamo uscire di nuovo fuori, sotto la veranda. E stavo dicendo, scusate, siamo rientrati, ovviamente adesso, come le formichine, dobbiamo fare mille cose, perché ho sistemato la spesa, non ho comprato granché, perché siamo stati in un supermercato dove ha cambiato semplicemente nome, ma i prezzi sono peggio di quelli di prima, quindi potevano lasciare le cose come stavano, che non è cambiato niente, anzi peggiorato, e ho comprato solo un po' di mele, un po' di pesche, giusto per non uscire a mani vuote, e basta. Dopodiché, ragazzi, siamo stati a prendere il regalo a mio fratello, però mi scocciava andare più in giro. Io ti guardo e vedo quello che fai. Mi scocciava più andare in giro perché fa caldissimo, infatti si vede, sono sudata. Quello che vi... allora vi dico, sta mettendo l'acqua qui e poi la versa qui nel boccale, però lei non sa che il boccale adesso mi serve asciutto, perché la macchinetta che avevo qui ci ha proprio salutati, ci ha proprio abbandonati, non si accende più, non si riavvia più, niente. Quindi mio marito ha preso questa della Cecotec in campagna, questa qua è una vecchia collaborazione, però a me non mi piace. Allora, a questo punto, siccome noi usiamo il borbone, ho adesso tutti questi, ho 5 o 6 kg di miscela rossa a chicchi borbone. Allora adesso che faccio? Con il bimbi lo frullo finemente e lo usiamo per questa macchinetta qui. Non ne vorrei fare neanche tanta,
non ne vorrei ne polverizzare neanche tanto, perché la mia speranza è quanto prima di acquistare un'altra macchinetta automatica, perché questa qui, lasciando perdere che sporca, cosa? Vuoi fare pipì? Ah, il bimbi, lasciando perdere che sporca, poi ogni volta che devi fare qualcosa devi mettere qui il caffè e poi sporca tanto, è proprio il sapore che a me non piace. Evidentemente mi sono abituata a questo, credo, un attimo. Dopodiché, prima di andare via, ho fatto a tocchetti, vi faccio vedere così poi ci salutiamo. Ho fatto a cubetti il pollo, il petto di pollo, e ho messo olio, sale, che ho messo la curcuma, giusto per dare colore e non perché non dà sapore, e che ho messo più pan grattato. Lo faccio stare un altro pochino e lo in forno, così viene gratinato. Io intanto faccio un occhio a voi, un occhio a Denise che mi sta distruggendo casa. Dai, salutiamo, adesso lo fa mamma, noi ci salutiamo, tanto oramai lo so che mi capite, i nostri video sono sempre nel caos. Ciao, dici, vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ragazzi.